Dicevano, quando arriva in Puglia, quando arriva qua, per esempio, no, dice che è arrivato in Puglia, arriva a Barriera d'Avesena e dice, sono arrivato in Puglia, non gule, fa 400 km! Perché la Puglia, fermi, perché la Puglia va sudata, un trullo qua, una cimuta da là, prima o poi ce la puoi fa, ce la puoi fa. La Puglia è lunga, infatti, quando qua si fa colazione, a qua stanno facendo la cena. Perché non passa il meridiano di Greenwich, il parallelo di Alberobello passa. Faccio più avanti. Come vedete, perché la gente secondo voi viene in Puglia? Secondo voi? Perché ci sono i cibi belli, buoni, c'è l'aria salubre, il mare azzurro? No. La gente viene in Puglia per imparare le migliori lingue che si parlano al mondo. Tu arrivo qua, per esempio, a Foggia, su Gargano, si parla arabo. A Foggia si parla arabo, nel dialetto non hanno le vocali, sono tutto consonante. La carota, a carot. Fermi, fermi, fermi. Vi prego. L'insalata, zalot, zalot. Frittata, fruttata! Cioè, non sono parole, sono codici fiscali, sono di qua! La Ferrari! A frrr! Dici, ma come mai scrivi la destra e la sinistra? È arabo, vagli dritto! I femmin, la Foggia, camminano con un shador! Perché è proprio l'arabo. Ora vi dico una frase in foggiano, che capite perché è arabo? Lo sciroppo di tuo cognato, dove lo mettiamo? Bah! Mettiamolo sul comodino, mettiamolo là. Uscirò per Cainat. Andò la mamma. Che già andò la mamma e Maomet qua. Metto il suo posto, per. Metto la la. Arabo. Fermi. Fermi, fermi. Per favore. Scendi giù e trovi Barletta. E Molfetta. Da Barletta e Molfetta puoi imparare il francese o l'inglese a seconda dove capiti. Se tu capiti a Barletta, tu impari il francese, perché hanno questo aspetto proprio di gigolò, no? La cozza, a cuz. La posta, a post. La giostra, a giostre. È tutto chiuso a culo di gallino, guarda. Il barcone va sull'acqua, la pietra va sott'acqua. Un varcò va sopè, apre va sotè. Guarda. Fermi, mi compri il giornale? Ma che te un giornale? Qui, il Figaro? No, Terun, sei più facile. Francia! Fermi, fermi, fermi. Oltrepassiamo. Da Barletta si oltrepassa la Manica e tu sei già in Inghilterra. Perché a Molfetta sono tutti dei sirolondinesi. Hanno questo aspetto anglosassone. Però si parla l'inglese, col mio... La gamba, I am. I am. Si parla inglese. Per dire a Molfetta vi dirò una frase particolare, molto bella, molto carina. Cioè tu proprio qua impari l'inglese. Dice, mamma mi dai i soldi? No figlio mio, non ho una lira. Ma mamma, da dove ti rise? No, non figlio mai, non tengo la live. È inglese allo stato puro. Poi dici, o ridi o non ridi, cosa vuoi che me ne freghi? O right o non right, dice, ma non frega mai, sei inglese. England. Breve, breve, breve. Bari, Bari è un altro continente, si parla in USA. Sono gli States, si parla americano. Queste sono le mie uova. Kiss so love me, guarda. Le uova sono di ieri, love so de ieri, love so de ieri, da 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 da. E quindi in USA andiamo, scendiamo giù, andiamo nel Salento. Il Salento è orientale, si parla giapponese. Tu ora vieni qua che domani dobbiamo andare là. Tu moi veni a quai, che crai sciamo a dai. Quindi proprio giapponese, giapponese. Japan. Ma dove? Dove la Puglia è bella? Perché c'è il triangolo delle pernacchie, bitondo, bitretto, bitritto, e nell'entroterra delle Murge tu impari il tedesco.
che cosa devo dire? Cioia Deutsch! Oh, sprechen Sie Deutsch! Scusi, signore, mi chiama il cane che mi sta morsicando? No, non ti preoccupare, quello vuole giocare. Vuole giocare? Quello mi uccide? E sei un tedesco. Scus, maestro! Oh, avanti, un curi, vamo squeo! No! Se preoccupisci, ma mi su quello, no! Su quello! Curi, mi faccio!